Comunque io ritengo che questo incontro sia stato molto importante, perché si sono dette molte cose su questa imposta che grava sulle istituzioni, e è stato importante fare un punto proprio per capire dopo il primo incontro che cosa ha comportato realmente l'IMU. In realtà possiamo affermare che non c'è stato quell'effetto che noi pensavamo così diciamo negativo nei confronti del settore delle costruzioni. Noi abbiamo contestato questa imposta fortemente, perché la riteniamo sicuramente ingiusta, però dobbiamo affermare anche che questo effetto negativo che pensavamo potesse esserci è stato in realtà un effetto minimale. È stato importante anche avere al tavolo alcuni esponenti del settore bancario, perché in questo momento sicuramente il settore del finanziamento è un settore importantissimo per la ripresa dell'edilizia. L'accesso al credito è diventato sempre più difficile, non solo per i costruttori ma soprattutto per le famiglie, per cui avere un tavolo di confronto con chi in realtà ha i controlli della borsa, in questo caso finanziario, è fondamentale. Si sono buttate sul tavolo alcune proposte che sicuramente possono essere interessanti e affrontate per il futuro. Sicuramente il settore dei confidi, o comunque di meccanismi che possano affidare, quindi facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese, è un settore che va sicuramente sperimentato anche attraverso risorse private. Io spero che questo sia il primo punto, insomma, per cercare di dare qualche idea per affrontare questo momento di crisi, che è ovviamente molto pesante non solo per gli imprenditori e il settore dell'edilizia, ma estenderei, come ha detto il Presidente,